Ciao a tutti da Solfatara News. Prima di iniziare questo nuovo aggiornamento, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube e a seguirci anche su Instagram e TikTok, dove pubblichiamo contenuti esclusivi, immagini inedite e aggiornamenti costanti sull'evoluzione dei campi flegrei. Il vostro supporto è fondamentale per permetterci di continuare questo lavoro di informazione sul campo. Oggi vi portiamo in volo con noi, sorvolando con il drone l'area della Solfatara e della fumarola di Pisciarelli, due punti chiave della caldera flegrea. Le immagini che vedrete parlano da sole. La pressione delle fumarole è alta, il vapore è abbondante e la zona è in una fase di attività visibile anche a occhio nudo. Le forti piogge delle scorse settimane hanno contribuito a riempire le falde idrotermali, aumentando ulteriormente la pressione interna del sistema. Questo fenomeno, già noto agli esperti, sembra però più marcato rispetto ai mesi precedenti. Ricordiamo che il sistema idrotermale e vulcanico dei Campi Flegrei è tra i più complessi e meno conosciuti al mondo, ed è proprio per questo che i pareri tra i vulcanologi e i geologi spesso divergono. C'è chi minimizza il rischio e chi invece ritiene che i segnali attuali siano l'indizio di un'evoluzione potenzialmente pericolosa. Sta di fatto che qualcosa sta cambiando. Lo vediamo nel sollevamento del suolo, che oggi avanza a un ritmo di 1,5 cm al mese, una velocità che non può essere ignorata. Lo confermano anche le analisi dei gas. La composizione chimica sta cambiando, con un aumento costante delle emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze nocive per la salute e per l'ambiente. Intanto, la popolazione locale vive tra paura e incertezza. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia continua a monitorare la situazione e lancia messaggi rassicuranti. Tuttavia, alcuni vulcanologi dello stesso istituto parlano chiaramente di un'evoluzione del fenomeno, che potrebbe sfociare in terremoti più forti e, secondo alcune teorie, in una possibile eruzione. Non c'è allarmismo nelle nostre parole, ma un invito alla consapevolezza. Il nostro obiettivo è documentare e informare, restando sempre aggiornati sui dati ufficiali, ma anche sulle osservazioni dirette, che spesso raccontano molto di più di quanto appaia nei bollettini. Per questo continueremo a sorvolare, osservare e raccontarvi quello che accade in tempo reale, con immagini aeree, analisi e testimonianze dal territorio. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento con le vostre opinioni e non dimenticate di attivare la campanella per ricevere tutti i nostri aggiornamenti. Solfatara News vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo volo.